Ha dato risultati positivi a Deruta il progetto Noi Sicuri, che ha previsto l'installazione sulle strade urbane di dissuasori di velocità, i Velo-Hoc, accompagnata da un'azione sul territorio di informazione e formazione al rispetto delle regole. A circa un anno dall'adozione del progetto si sono registrati un calo dell'incidentalità con feriti del 33% e una riduzione delle infrazioni ai limiti di velocità di circa il 65%. In particolare in prossimità dei Velo-Hoc del 64,4% in via Tiberina e del 66,4% in località Sant'Angelo di Celle. Noi Sicuri va in quella direzione, nella prevenzione dell'incidente appunto nelle strade comunali. L'obiettivo raggiunto, perché a distanza soltanto di pochissimi mesi abbiamo avuto una riduzione che i numeri l'hanno illustrata in maniera chiara di oltre il 60% delle infrazioni potenziali, senza appunto come opera di prevenzione, senza far cassa assolutamente, perché i costi sostenuti dal progetto e l'incasso delle infrazioni hanno sostanzialmente avuto un pressoché equilibrio, ma l'obiettivo più importante è che abbiamo visto appunto questa riduzione della velocità e quindi una riduzione degli incidenti sul nostro territorio. Il progetto è articolato su una serie di attività essenzialmente di prevenzione che prevedono evidentemente un intervento su strada con questi sistemi ad alta visibilità che ormai penso tutti abbiano imparato a conoscere, che quindi inducono in modo pressoché spontaneo l'utente, perlomeno il grosso degli utenti, a rallentare spontaneamente e quindi ottengono già un primo questo risultato. Poi il progetto si dipana anche su altri aspetti tipicamente educativi, quindi informazione alla popolazione, interventi nelle scuole, quindi si cerca di abbinare un po' quello che è l'aspetto deterrenza su strada, che è fondamentale, importante, perché i comportamenti sbagliati su strada sono la prima causa poi dell'incidente, abbinarli poi con aspetti culturali, di crescita culturale del cittadino, in modo che si arrivi poi a un rispetto spontaneo e non solo coercitivo attraverso le sanzioni. Ad azioni di monitoraggio del traffico che hanno portato alla stesura dei dati si sono aggiunti incontri con la cittadinanza che si ripeteranno anche nel 2013. I dati sono confortanti, però non è che dobbiamo fermarci qui, perché nonostante che siano dati positivi ancora rimane un piccolo ma significativo margine di non rispetto delle regole, questo che causa comunque alcuni incidenti, e quindi noi andremo ancora una volta a contatto con la cittadinanza, spiegheremo il progetto, illustreremo quelli che sono stati i risultati e quindi anche quello che è utile per capire l'utilizzo della tecnologia, perché non va demonizzata la tecnologia sulle strade, ma semplicemente è uno strumento che può aiutare tutti, quindi con loro avremo un ulteriore confronto.